WD, registrazione di sabato 22 aprile, e incarnato vicini allo scontro fisico. Sabato 22 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sono arrivati a un passo dallo scontro fisico. Al punto che per dividerli sono dovuti intervenire i presenti in studio. Secondo quanto riportato tra le stories di Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione di sabato 22 aprile sono volati gli stracci tra due volti storici di Uomini e Donne. Tutto sarebbe iniziato da alcune insinuazioni fatte da Aurora Tropea, la dama ha inviato un messaggio audio a Lucrezia, ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis, per sapere se abbia frequentato o meno Armando al termine della sua esperienza nel dating show. Lucrezia, però, dopo essere stata contattata da Aurora, ha deciso di riferire tutto a Incarnato. A quanto pare anche Gianni Sperti avrebbe contattato l'ex corteggiatrice per capire cosa fosse accaduto con il cavaliere campano. Nel caos generale Armando avrebbe capito che Aurora Tropea voleva sostanzialmente far testimoniare il falso a Lucrezia. A complicare la situazione è stato un intervento di Riccardo Guarnieri, il cavaliere arrivato quasi allo scontro fisico con Incarnato. Ad evitare il peggio tra i due, sono stati i presenti in studio, il battibecco si è concluso con una stretta di mano tra i due protagonisti. Nella registrazione di sabato 22 aprile di Uomini e Donne, c'è stato spazio anche per altri protagonisti del trono over, Aurora Tropea è uscita con un cavaliere. Ma quest'ultimo avrebbe comunicato di voler interrompere la frequentazione. Anche Gemma Galgani è uscita con un uomo, ma al momento la dama non avrebbe le idee chiare sul fatto di avviare una conoscenza più approfondita. Inoltre Gemma avrebbe chiesto a Elio perché continui a cercarla, se non vuole conoscerla. L'atteggiamento del cavaliere è quindi stato criticato da Tina Cipollari. Tra i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne invece, ci sono stati Nicola e Luca Daffrè. Riguardo alla donna è stata mandata in onda all'esterno effettuata con Andrea dove è scattato un bacio, Carlo non ha gradito quanto accaduto e quindi è uscito dallo studio. Video, secondo Tina, comunque, questo bacio non sarebbe stato spontaneo, mentre Gianni Sperti ha sostenuto che la reazione del corteggiatore sarebbe stata eccessiva. Luca Daffrè in esterna invece ha avuto un chiarimento con Alessandra, i due durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne avevano infatti avuto una discussione.